Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Dormes bien? Sí, sí. La gente, buongiorno. Notte estremamente tranquilla qui nel parcheggio, a parte ieri sera intorno a, diciamo, le 9, e loro si sono messi a suonare i tamburi, hanno suonato tamburi, sì, insomma, dalle 8 alle 9 e mezzo, un quarto alle 10. Poi dopo mi hanno visto che sono uscito dalla macchina, che sono andato a vedere cosa stavano facendo, si erano messi lì di fianco alla macchina. E loro di questi due chioschi suonavano tamburi proprio ad alto volume. Dopo, quando mi hanno visto uscire, hanno smesso. Allora, una cosa che abbiamo parlato un po' stamani tra di noi è il fatto che, onestamente parlando, qua in Marocco ci sta mancando un po' il nostro stile di vita. A parte il deserto, non siamo mai riusciti a magari fermarsi, accendere un fuoco, comunque la sera godersi un attimino, diciamo, il fuori, perché se ti metti fuori c'è sempre gente, e se non ti metti in parcheggi, diciamo, più o meno segnalati o dove c'è il consenso di poterlo fare, comunque viene la polizia e ti rompono un po' le scatole. Adesso noi siamo qua nel mese di gennaio, quindi secondo me, se uno fosse stato qui nel mese di estate, il percorso dove abbiamo fatto ieri, il percorso che vogliamo fare domani, perché oggi siamo fermi, perché non so se vedete già là dietro le montagne, ci sono delle nuvole, perché sull'Alto Atlante oggi nettano brutto e quindi non ci possiamo andare, cioè non vedresti nulla, andresti in mezzo alle nuvole. Quindi abbiamo deciso oggi di stare fermi e farci questa camminata tutto lungo dentro le gole del Todra. E comunque sottolineo il fatto che è inverno, perché se fosse stata piena estate, secondo me si sarebbe potuto dormire tranquillamente in questi percorsi lungo le montagne, e lì sei un po' nella situazione del deserto e non ti rompe le scatole a nessuno. Bella gente, siamo partiti a piedi verso le gole del Todra, abbiamo lasciato la macchina lì al parcheggio e stiamo camminando all'interno del palmeto. Come vedete, c'è tutto un percorso a piedi che ci porterà fino alle gole del Todra. Come vi ho detto stamani, le gole del Todra praticamente sono visitabili in un circuito a piedi. Oppure, se no, ci potete passare anche con la macchina. Noi domani, o con qualsiasi altro veicolo voi abbiate, noi domani ci ripasseremo con la macchina proprio per andare in direzione, diciamo, più nel centro dell'Alto Atlante. Stamattina Ale gli ho fatto un po' il discorso della sosta qui in Marocco. Sì. Che ci manca un po' questo discorso, un pochino di libertà, ecco. Ma diciamo che, non so, i posti fondamentalmente sono questi. Noi siamo abituati, visto, stare un pochino più in tranquillità, isolati. Però uno si adegua e si adatta. Troveremo, come abbiamo trovato nel deserto, che l'abbiamo fatto, abbiamo acceso il fuoco, siamo stati tranquilli, abbiamo fatto le nostre cose, troveremo anche da un'altra parte. Adesso è un punto un pochino meno facile per fare quello che facciamo di solito, però fa parte del viaggio. Ragazzi, questa passeggiata è veramente molto bella. Siamo proprio dentro questa gola, ma non siamo ancora arrivati alle gole del Todra e stiamo costeggiando il fiume, che pensavo che fosse secco, invece no, ci scorre acqua e come. E infatti qui dintorno ci sono anche, stiamo proprio camminando in dei piccoli campi coltivati. Tra l'altro, sì. L'Ale ha preso anche la menta. Mojito! Scherzo, si fa il tè. Ragazzi, guardate che cucciolini che ci sono lì. Qui
qui ragazzi la passeggiata si interrompe, siamo nel mezzo di un paesino. Paesine tutte nuove costruite. Però mi sa che risbocchiamo sulla strada. Tieni, lascia questo. Abbiamo trovato un amico. Vedete ragazzi le nuvole e la perturbazione che oggi passava sull'Alto Atlante, infatti è un po' anche per quello che abbiamo deciso di oggi farci questa passeggiata e aspettare domani che danno proprio una bellissima giornata piena di sole. Riattraversiamo nuovamente il fiume. Percorso impervio. Siamo quasi arrivati a Le Gole. Allora vi dico, la passeggiata sì è stata carina fino a un certo punto, poi dopo abbiamo un po' perso la direzione perché c'erano campi coltivati, poi c'era questo ruscello e siamo tornati come vedete sulla strada. Di fronte a noi è proprio il punto adesso dove la strada va a essere inghiottita da questa gola e praticamente si passa, cioè proprio giusto lo spazio della strada dove poi ci passeremo anche domani. Ragazzi guardate che spettacolo, come sono alte qui, la strada viene proprio inghiottita dalle gole, bellissimo. Io credo che siano alte intorno ai 500 metri più o meno. Guardatela ragazzi come sono alte, cioè, siamo veramente nel mezzo alla gola, molto bello, veramente bello. Abbiamo visto dei video e delle foto di periodi di alto turismo che qui c'era anche la doppia fila di macchine. Ah sì. Non riuscivi sì. A passare. Sì. Comunque diciamo che il punto bello è questo qui dove siamo noi adesso, ecco. Passano gli autobus dei turisti e questo è proprio il punto diciamo centrale e focale dove la strada è inghiottita dalla gola. E qua ragazzi la strada continua ma la percorreremo domani fino ad arrivare più a nord per poi dopo prendere la pista che collega le gole del Dadès. Guarda che imponenza queste montagne, eh? Comunque abbiamo letto si sono circa tra le 500 e le 600 metri d'altezza e qui ci passa questo torrente tenuto anche diciamo abbastanza pulito e ci sono tutti questi mercanti qua ovviamente perché i pullman turistici si parcheggiano là in cima e fanno scendere i turisti a piedi per poter fare diciamo tutta la camminata e vedere poi la gola con tranquillità. Allora ci eravamo fatti i panini stamattina però abbiamo detto ma scusa c'è il ristorantino lì, ci sembrava che ci fosse anche un buon menù, andiamoci Viziosi. A mangiare qualcosa fuori e ad assaggiare la cucina locale per l'ennesima volta. Un poulette. Dice che domani faremo la Dangerous Road. Wow. Ma sarà davvero dangerous? Vediamo. Siamo venuti al ristorante e facevo giusto per darvi una sorta di informazione, no? Cioè mangiare fuori in Marocco costa niente, guardate qua. Cioè qui si parla di 70, 60, 50, 60, 70, cioè il piatto più grosso costa 100. Fate conto che io prendo una tagine di kefta e sono 70 dinari, sono 6 euro. Quindi praticamente ti alzi con 15 euro, mangi in due. Ah, che hai preso? Dei piccolissimi spiedini di manzo. Questa volta è un pochino più piccolina del solito, ma era da immaginarselo, siamo un po' in un posto un po' turistico. Pranzetto finito. Oggi ci ha preso un po' da biocco. Un po' da bioccata, sì. Un po' da biocco, oggi ci abbiamo un po' da biocco. Come al solito abbiamo speso le solite 15 euro, come vi avevo detto. Più o meno la cifra per mangiare è quella lì. Sì.
sapete che noi siamo persone molto schiette e vi facciamo vedere tutto, anche le cose brutte, come in qualche video precedente delle batterie che abbiamo raccontato il nostro accaduto. È venuto fuori un putiferio, semplicemente abbiamo detto quello che era successo senza discriminare nessuno, e qua giù vi vogliamo far vedere che comunque sia Gole del Todra belle, fantastiche, meravigliose, ma questo corso d'acqua qua è invaso dalla plastica, ovviamente. Purtroppo sì. E allora, ne parlavamo prima, abbiamo trovato molto più sporca l'Albania, sì, del Marocco, attenzione. Ma io comunque ti girassi. E delle nostre esperienze di viaggio abbiamo trovato più sporco l'Albania. Però anche qua ci sono dei posti, soprattutto quelli estremamente turistici, dove secondo me dovrebbero tenerci un attimino più pulito, e invece non c'è un granché. E i posti invece dove il turismo non ci arriva, di solito grossi problemi di spazzatura non ce ne sono, perché pieno deserto, gli 8 giorni che abbiamo fatto di sole piste, spazzatura non ce n'era da nessuna parte. Siamo rientrati, come vedete noi alloggiamo in quella terrazza, in quel rialzo lì, quella sorta di parcheggio, e questa è la nostra vista che abbiamo davanti, che non è niente male. Giusto per fare un piccolo appunto, no? Sempre perché si parla dei discorsi delle soste libere. Noi ci siamo andati in sosta libera, è la seconda sera, ma ora si va via perché non è possibile. Cioè, ci sono questi. Suonano il tamburo, ma ora non è nulla. Cioè, ieri sera hanno suonato, hanno iniziato a suonare alle 8, ora sono le 5 e mezzo di pomeriggio. Andà stasera alle 9 e mezzo, le 10 che smettono con questa. Con questo rumore qui, no, è infattibile. È infattibile. Qui a meno noi, che non c'è a una festa. Sì, noi qui, posti dove potessi fermare, io non l'ho visti. Ora andiamo a vedere se se ne trova qualcuno, se no toccherà andare nel solito campeggio ai soliti 5-7 euro a sera. Noi non vogliamo fare rompiscatole, chiariamoci, siamo noi vecchi. Siamo no, per amor di Dio, loro possano fare giustamente quello che gli pare, perché quello lì è un parcheggio libero. 5 ore di tamburo. Però ieri sera hanno attaccato alle 8 e no, poi alle 7. Alle 7. Fino alle 10. Sì, un po' prima delle 10, dai. Hanno smesso. Alle 10 alle 10. E bene o male, insomma, diciamo che l'abbiamo passata. L'abbiamo passata. Però ora dalle 5, ora sono le 5, sì, 5 e mezzo, e arrivare stasera no, cioè ti entra il mal di testa. Poi se uno c'ha un van o una cellula abitativa che sta chiuso dentro, un suo, non si sente nulla, io questo non posso sapere, però col tendato così è come averci uno e ti suona il tamburo nelle orecchie. Avevo detto... È detto da un batterista. È detto da un batterista, sapete, capito? Che Michele è un batterista. È un batterista. Non per ripescare sempre il solito discorso, ma qui nella parte interna dove c'è le zone turistiche, la sosta libera, voi scordatevela, perché tanto non la fate. O quantomeno se ci provate dovete andare nel mezzo al nulla, sperare che non vi veda nessuno che vi mettete dentro, perché se vi vedono, ma se non è polizia sono loro, cioè sono loro che vi vengono a chiedere soldi, vi vengono a chiedere da mangiare, da bere, comunque ti ci rontrano attorno alla macchina, e finché è giorno è un discorso, quando è buio poi. Quindi ora cerchiamo un posto dove andare stanotte senza tamburi. Una foresta qui. E niente ragazzi, siamo rifiniti un po' nel solito campeggio. E che si deve fare? Non c'era niente, abbiamo girottolato un attimino, ma in the middle of the jungle, guarda là, che lavoro, eh? Sembra di essere nella foresta. E comunque questi campeggi qui sono tutti piani, cioè c'è gente da tutte le parti, perché ovviamente ragazzi non si può stare da altre parti. Thank you.
bella gente, buongiorno. Risveglio in mezzo al verde qua. Abbiamo anche le palme che stanno prendendo l'acqua mattutina. Vedete, le arriva da questo canale. Ho steso sul cofano della macchina la cartina per farvi capire che cosa faremo oggi, perché oggi andremo a percorrere, a quanto pare, perché comunque sia c'è anche un sito dove viene chiamata dangerousroad.com, è un sito che viene gestito qua dal Marocco, sembrerebbe la strada più pericolosa del Marocco, perché Dangerous Road, la traduzione, è strada pericolosa. Andremo a vedere se è percorribile in base alla nevicata che ha fatto ieri, ma non credo che ne abbia tirata giù tanta di neve, ora da qui le montagne non si vedono, ma insomma vedremo. Per farvi capire, noi adesso siamo qua alle gole del Todra, faremo tutta questa strada qua giù fino alla cittadina di Ogoudal e poi dopo gireremo a sinistra sulla R704 che ci farà percorrere anche le gole del Dadès, e sembra che questo valico qua giù sia un valico tra i più alti che ci sono in Marocco, che sono intorno ai 3000 metri, quindi sarà sicuramente freddo, ed è anche per questo che ieri sera non abbiamo preso la strada ad andare in là, ma ci siamo fermati a valle, perché comunque già stanotte qua era 0 gradi, andare sulle montagne sicuramente saremmo andati ampiamente sotto lo zero, con tutti i relativi problemi che ci sono alle temperature così fredde. Comunque vi rassicuriamo, per gli amanti del mare, che questi sono gli ultimi 3-4 giorni che staremo, diciamo, dalle parti delle montagne, perché la nostra direzione dopo questo percorso è la costa verso Agadir e poi piano piano scendere verso il confine con la Mauritania, ma qui ci arriveremo più avanti. Quindi ragazzi, prepariamo il tutto e andiamo a vedere com'è questa Dangerous Road. E prima della Dangerous Road riattraverseremo, questa volta motorizzati, le gole del Todra. Bene, abbiamo lasciato il campeggio e mi sono rimesso in assetto da deserto. Non sa stare senza. No, non è vero, mi sono messo questo, ragazzi, perché fuori è un po' freschino e fa comodo, vi dico la verità, quando si esce. Fa comodo, sì. Davanti abbiamo un classico veicolo da spedizione che qui in Marocco li incontriamo praticamente tutti i giorni, e ovviamente sono sempre tedeschi, eh? Tedeschi barra svizzeri, ma insomma il 90% sono tedeschi. Quindi adesso siamo molto vicini a dove siamo arrivati ieri a piedi e riattraversiamo le gole del Todra. Un'altra volta! Ma questa volta motorizzati! Stiamo proprio ripassando dove siamo passati ieri a piedi, ma stamattina ragazzi c'è un freddo della Madonna. Un vento. Proprio freddo. Come avete visto, l'attrazione delle gole del Todra è proprio quei, diciamo, 200 metri, forse 300, ecco, dove la strada è inghiottita dalle gole. Però la strada continua, diciamo, verso i monti dell'Alto Atlante, ed è comunque molto molto bella, anche se ovviamente sparisce la gente, spariscono le bancarelle e i turisti li fanno rigirare tutti, perché il 90%, una volta viste le gole del Todra, le portano alle gole del Dadès senza fare tutto questo giro, diciamo, panoramico che faremo noi oggi.
come sempre dentro i carichi massimi, eh. Michele dice che non è neve, ma a voi cosa vi sembra? È neve, però rimane dove non batte praticamente il sole. Ma è neve, ragazzi, state là. Ma ieri un pochino l'ha fatta, l'aveva data, eh. Mi sa che quel turbante gli dà le traveggole a Michele. No, più che altro stiamo pensando che non sappiamo se la strada è aperta. Perché abbiamo trovato l'unico tedesco che non parlava inglese e arrivava da qua e non si è capito se la strada è aperta o la strada è chiusa, non ha saputo dircelo. Più che altro ci ha detto che arrivava dalle gole del Dades, quindi se arrivava dalle gole del Dades vuol dire che ha fatto questa strada qui, perché una strada c'è. Non capiva proprio niente, anche la parola open non la capiva. Quindi sentiamo qualcuno in paese. Prima di prendere quella strada lì, vediamo. Che volevamo comprare un fantastico pane marocchino che è veramente buono, buono, buono. Se fosse chiusa si rifà la strada questa qui a Marciano. No, torna indietro. E si passa da giù. Quantomeno ci abbiamo provato. Si appoggia tutta sul versante ovest delle montagne, perché è da dove arriva la perturbazione, no? Dalla parte verso mare, e dove durante il sole, durante il giorno, scusate, ci batte meno il sole, ecco, perché dove la montagna è completamente al sole è difficile che la neve, diciamo, non ci regge, almeno in questo momento non ci regge. C'è un posto di blocco. Qui c'è un posto di blocco con la sbarra aperta. Quindi presumo che la strada sia aperta. Anche se al posto di blocco non c'è nessuno. Ragazzi, qui la strada sta montando. Abbiamo trovato un cartello, ora siamo a 2645 metri d'altezza. È fresculin. Freschino, sì. Comunque queste montagne sono veramente belle, hanno un fascino incredibile. E poi la cosa veramente incredibile è che, ragazzi, non c'è un albero. Ma non c'è. Un albero non c'è. Sono questi grandi canyon profondissimi, veramente molto belli. Ora, ci hanno detto che la strada dovrebbe essere aperta, sì. Almeno questo è quello che hanno detto qui all'ultimo paese che abbiamo trovato. Vediamo un po' che cosa succede andando avanti. La strada mi sembra buona per adesso, cioè c'è un po' di neve, ma è sui bordi e lontano, cioè anche le vette delle montagne mi sembrano esageratamente innevate. Stiamo continuando sulla strada e siamo a 2925 metri e stiamo salendo. Vedete l'altimetro? Dobbiamo fare quel picco lì che dovrebbe essere più o meno intorno ai 3003 e poi rinizia la discesa verso la valle. L'ultima salita di fronte a noi prima di arrivare al punto più alto, alla vetta del passo che scollina verso le gole del Dades. Vediamo a quanti metri arriviamo. Ragazzi, siamo nel punto più alto, 2935 metri mi dà, e questo è lo spettacolo che abbiamo di fronte a noi.
e come vedete qua davanti adesso iniziano questi penso 30-40 km più o meno di pista, quindi intanto iniziamo a scendere e vediamo che cosa succede, ma come vedete la strada è stata fatta sul versante est perché ci batte sempre il sole, ovviamente, perché sulla parte là del versante ovest, come vedete, quelle montagne lì sono tutte bianche perché le perturbazioni probabilmente arrivano sempre dall'Atlantico verso l'interno e vanno ad innevare tutte queste parti qui, perché queste montagne qui dalla parte opposta non sono innevate. Là vedo che c'è anche un gruppo di motociclisti, però vedo solo le moto, ma loro non li vedo, quindi andiamo avanti. E quindi oggi cosa si mangia sull'Alto Atlante? I panini che non abbiamo mangiato ieri. Ah, quindi sull'Alto Atlante si mangia il tonno? Tonno riscaldato. Il famoso tonno dell'Alto Atlante? Ebbene sì, un po' di formaggetto, perché una me la sono pappata ieri. Pranzo leggero oggi, pranzo leggero, ci rifaremo stasera. Abbiamo scoperto una nuova ricetta che ci piace un sacco. Il pane berbero con l'avocado. Tanta roba, poi gli avocadi qui sono veramente buoni, mamma mia, maturi, belli. Costano come da noi. No, costano nulla. L'altro giorno se ne è comprati 4, non si è pagato neanche un euro, mi sembra, pochissimo. Veramente buono. Quindi non solo tonno, ma anche avocado dell'Alto Atlante, ragazzi. Queste montagne del Marocco ci stanno veramente sorprendendo. Allora, la parte difficile della strada ancora non è arrivata, perché la parte difficile sono una serie di tornanti molto molto stretti, a quanto si vede anche dal GPS, quindi vediamo quando ci arriviamo quanto sono stretti. Per intraprendere una tortuosa strada. Vedete ragazzi, in queste gole dove ci rimane l'ombra e non ci batte il sole, ci rimane la neve secondo me per diversi mesi invernali, perché la temperatura comunque è abbastanza freschino, è che con il sole il giorno si sta da Dio anche a questa altitudine, Fate conto che oggi secondo me qui ci saranno una decina di gradi in questo momento. Come al solito noi non abbiamo il termostato, però e la temperatura è quella lì, fuori si sta bene con il sole. Ora ovviamente stiamo scendendo, non siamo più all'altitudine di prima, però
questa pista ha meritato veramente tanto. Meno male che era aperta, perché stamattina era un po' titubante quando ho cominciato a vedere tanta neve così sull'asfalto là, e ho detto sta a vedere che era chiusa. Però rimanete con noi, perché ragazzi lo spettacolo non è finito, eh? Dobbiamo arrivare nel punto focale della giornata, ovvero le gole del Dadès. C'è la neve! Siamo arrivati alla fine della pista, stiamo rigonfiando le gomme. L'ultima parte era abbastanza tosta, c'erano dei tornanti un po' stretti, però come vedete ragazzi, appena ti fermi nei villaggi così arrivano sti bambini che qua fanno una pena, ragazzi, che io boh. Ora, i soldi non li si possa andare perché è sbagliato, li si darà a Duce in gomme ora, ce la stiamo giocando così, e poi dopo ti venga indietro, capito? E dispiace veramente tanto, perché c'è delle situazioni in questi villaggi che sono veramente, veramente disastrose. Questa parte sta continuando a sorprenderci, ragazzi, le gole del Dadès sono fantastiche. C'è una vista, siamo altissimi, però sì, siamo a 2.800, siamo quasi 1.200 metri più bassi. Bellissimo. Che bello. Torniamoci per una foto. Ragazzi, stiamo entrando letteralmente nella gola ed è veramente stretta, guardatela. Siamo arrivati al punto panoramico di questa strada, che effettivamente hanno fatto dei tornantini abbastanza stretti e belli impiccati su questa montagna. Comunque sì ragazzi, belle le gole e il punto panoramico sì, si vede da lassù, però diciamo che quando poi percorri la strada sono dei semplici tornanti molto molto stretti in discesa. Non vorrei fare un paragone, però ragazzi, il passo dello Stelvio non vogliamo parlare, dai, comunque bello, affascinante, molto simili le due gole, sia questa che l'altra. La strada si inerpica proprio alla base della gola, e forse era più bello, mi è piaciuto di più quel pezzettino che siamo passati nel mezzo alle rocce, sì. Rispetto a queste qui, che sì, è bellino su per fare la ripresa panoramica, diciamo, dei 4-5 tornantini che vanno giù nella gola. E ora dobbiamo trovare un posto dove dormire, quindi ricaschiamo sempre come tutte le sere nella stessa zolfa. Dove si va ora? Bene ragazzi, allora la giornata termina qua, abbiamo trovato questo posto in libera, non ve l'abbiamo filmato perché eravamo un po' concentrati sulla strada, come vedete è tutto dissestato e abbiamo fatto non tanto, 1 chilometro, in modo da girare la curva e metterci qua dietro, anche perché avremo un po' il sole ancora magari per una mezz'ora, forse 40 minuti. Ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, speriamo che questa Dangerous Road, che poi di Dangerous
poco, dai, via, giù, diciamo. È un po' il nome, dai, è un po' il nome. Vabbè, comunque è un bellissimo percorso, lo trovate sempre su Wikiloc, che collega le gole del Todra alle gole del Dadesse. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se no vi veniamo a cercare ovunque. Alla prossima, ciao.